Harry Potter all'inizio doveva essere una serie animata. Harry Potter come libro esce nel 1997. Una volta uscito il libro è subito un successone ed esplode in tutto il mondo e tutti quanti comprano il libro e lo adorano. Ora, tutti quanti sanno che mangio pasta con tonno. Che quando esce un libro, se esce il film di quel libro, tutti vanno a vedere il film di quel libro. E quindi, cercando di guadagnare, tutti si proposero subito per fare un film di Harry Potter. Ora, Harry Potter però è una serie con un sacco di magia. E come film, live action sarebbe costato molto più di quanto sarebbe costato come film d'animazione. E quindi, una delle proposte che venne fatta fu quella di Steven Spielberg, che voleva che Harry Potter venisse realizzato dalla DreamWorks Animation. E che quindi avrebbe avuto un aspetto come animazione simile a quella del Principe d'Egitto o di Spirit. Ora, qui starete già gridando alla figata! Piano, piano, perché essendo che non avevano capito che sarebbero stati 7 libri collegati tra loro, pensando che sarebbe stata una cosa un po' alla Mary Poppins, quindi libri molto separati tra loro, con una trama molto autoconclusiva, la prima cosa che decisero di fare fu di prendere gli eventi più importanti da Harry Potter alla Pietra Filosofale e Harry Potter alla Camera dei Segreti e Harry Potter al Prigioniero di Azkaban e riunire la loro trama in un solo film di 1 ora e mezza. Gli amanti del libro avrebbero bestemmiato parecchio. Quindi ringraziate che abbiano fatto una saga di film perché è molto più completa di quanto sarebbe mai stato un film del genere. Ma, abbiamo un sacco di cose su cui ragionare. Ora, quale aspetto avrebbero avuto i personaggi? All'incirca questo. Queste sono immagini che vennero diffuse prima dell'uscita dei film e che erano prodotte effettivamente da un illustratore che aveva creato tutto questo, o meglio, un gruppo di illustratori, un intero team di illustratori che crearono questi disegni per usarli nel merchandising di Harry Potter. Quindi vennero utilizzate all'interno di vari prodotti. Per esempio, nelle carte. Il gioco di carte collezionabili di Harry Potter, che ormai è diventato una leggenda, è diventato introvabile. Io ho ancora addirittura la bustina, aspetta. Si trattava di un gioco di carte collezionabili proprio in stile Pokémon e Yu-Gi-Oh! Con tanto di campo da gioco apribile e tutto il resto. E c'erano tantissimi tipi di carte basati, su incantesimi, creature magiche, professori. E effettivamente era affascinante. Ora, il fatto che ci fosse una cosa del genere all'interno di Harry Potter poteva portare a tante belle cose. Guardate per esempio Silente, ok? Questo è Silente realizzato per il gioco di carte. Guardate bene com'è vestito. E guardate com'è vestito il Silente di Lego. Il vestito di questo viola assurdo, il sacchetto, la corda verde. È meraviglioso. Pensate che una delle cose che io preferisco di Lego Harry Potter è il fatto che le primissime edizioni si basarono proprio su queste illustrazioni e non sull'aspetto dei personaggi nei film. E le somiglianze effettivamente si notano, con Piton che ha un colore della pelle assurdo, proprio come lo era nelle illustrazioni. Ebbene, sarebbe stato affascinante vedere un film d'animazione di Harry Potter, tra l'altro animato a mano, probabilmente con l'aiuto della CGI per fare il castello. E tutto il merchandising di Harry Potter di quegli anni ci aiuta a vedere quale aspetto avrebbero avuto i vari personaggi di Harry Potter rispetto all'aspetto che hanno avuto effettivamente nei film. E io adoro quel merchandising, comprese le Polly Pocket di Harry Potter, perché davano tutta un'idea alternativa, un'altra atmosfera di Hogwarts, un'altra idea dei personaggi, un'altra idea dell'intera struttura stessa della serie. E mi sarebbe piaciuto moltissimo poter vedere una serie animata di Harry Potter. Ora, su YouTube varie persone hanno cercato di mostrare come sarebbe un Harry Potter d'animazione. E effettivamente i risultati non sono niente male. Mi dispiace un po' che in genere si basino molto sull'aspetto che i personaggi hanno nei film, ma a volte vedere alcune idee un po' più alternative, come la famosa Hermione di colore di cui tutti stanno discutendo dicendo «No, ma nei libri era descritta come pallida, chi se ne frega se la fanno di colore o no, non era importante il colore della sua pelle, no?» Quindi, vabbè, per me è indifferente che la facciano bianca, nera, cioè non è un personaggio che ha bisogno di essere di un certo colore
E mi sta bene vederla nera, un po' mi puzza perché, dai, è mezzo sangue eppure nera. Sarebbe meglio fare un esempio di discriminazione con i bianchi ogni tanto, però, a parte questo, effettivamente. Ah, scusate, sangue marcio, io sono abituato alla vecchia traduzione, non ci pensiamo. Effettivamente, in Harry Potter ci sono un sacco di questioni che potrebbero essere affrontate e che sarebbero estremamente interessanti in un film animato o ancora meglio, in una serie animata. Io da piccolo mi ero convinto fermamente di aver visto questa serie animata. Perché? Perché c'erano ovunque piccole immagini, animazioni arrivate da queste illustrazioni. E quindi io a un certo punto ero seriamente persuaso all'idea che sì, probabilmente io ho visto qualche episodio da piccolo. Addirittura mi sembrava di ricordare addirittura certe trame che in realtà arrivavano da cutscene o da spot o chissà che altro. O dagli sticker, gli attacchi e stacchi di Harry Potter. Vi prego, se qualcuno di voi ha quell'album che sto mostrando, me lo faccia sapere perché io lo avevo da piccolo e credo che sia stato il mio giocattolo preferito per qualche anno. L'ho adorato. Nonché, sapete, ai tempi non c'era ancora lo streaming. Quindi io l'avevo visto al cinema, ma non avevo più visto Harry Potter e la pietra filosofale perché non è che lo trasmettessero in TV. Non avevo la VHS. Quindi l'unico modo che avevo per ricordarmi un film che avevo amato e che mi ha iniziato al mondo del cinema era proprio quello di avere gli attacca e stacca. Meraviglioso. Cazzo, sono passati 20 anni. 20 anni! Ora, è evidente la differenza tra due personaggi quando metti a confronto quelli del film e quelli come erano state pensate prima dell'uscita del film. Insomma, è enorme. Ebbene, è una cosa che adoro. Io ho una sorta di fetish per tutto ciò che riguarda Harry Potter prima che uscisse Harry Potter. Vi giuro, è una cosa che adoro. Semplicemente che adoro. Ora, io finora vi ho mostrato soprattutto il gioco di carte, ok? Che aveva tutte quante le sue differenze e la sua grafica. Una delle cose più belle è che, ovviamente, come ho già detto nel merchandising, voi vi potete fare delle idee molto diverse dai personaggi. A volte le differenze sono semplicemente, vabbè, una forma diversa della barba per Hagrid. Ok. Oppure fare Hagrid delle esatte dimensioni che ha all'interno dei libri. Ok. Altre volte si tratta di reinterpretazioni totali. Prendete la professoressa Kuman. Beh, all'interno del mondo Lego era stata immaginata con lo stile di queste illustrazioni. E non c'entra assolutamente nulla con quella del film, anche perché nei libri lei era un personaggio molto più altezzoso, più altolocato, dignitoso e molto meno una pazza che potresti incontrare per strada. Bene, io preferisco la versione pazza, ma questo non toglie il fatto che esistano effettivamente all'interno di tutto il merchandising delle cose che preferisco. Per esempio, Game Boy Color. Ora, non so se voi abbiate seguito Harry Potter quando era appena uscito, ok? Ma ve lo spoilerò direttamente io. Visto che nel merchandising i personaggi avevano un aspetto e che i videogiochi dovevano uscire in concomitanza con i film, capitava che ci fossero una serie di limitazioni che impedivano alla gente di programmare il gioco e farlo uscire in concomitanza col film. Detto in parole più semplici, e non c'era il tempo di fare un videogioco tra l'uscita del film e le 2 settimane successive. Ed è il caso del videogioco per Game Boy Color dei primi due film di Harry Potter. In realtà anche il terzo, però il terzo è un po' un caso a parte perché il terzo non è che mi sia piaciuto un granché. Allora, che cos'erano questi? Questi erano dei giochi di Harry Potter open world, dove tu potevi andare letteralmente dove volevi, a meno che, vabbè, non puoi entrare nella Camera dei Segreti quando sei appena arrivato a Hogwarts. Però il concetto è che nei limiti delle possibilità del 2001, queste erano schedine magiche, tra i miei giochi preferiti in assoluto. Raccontavano appunto la storia di Harry Potter con tutte le scene che non sapevano che nei film sarebbero state rimosse. Quindi qui dentro avete per esempio il professor Roof, Pix, la festa di complemorte e tutte le altre scene di Harry Potter alla Camera dei Segreti che nel film non ci sono. Prima di correre, ricordate che all'interno dei film di Harry Potter varie cose sono state previste. Quindi, già dal primo film era stato scritturato un attore per interpretare Pix e sappiamo quale aspetto avrebbe avuto nel film. Ma poi, all'ultimo secondo, hanno deciso di rimuovere il personaggio dal film perché costava troppo, ok? Così come i professori che appaiono sullo sfondo hanno dei nomi, hanno un ruolo. Cioè,
la comparsa che deve star lì dietro il professor Silente ad applaudire ha un nome. Per esempio, è la professoressa Sinistra. La famosa professoressa di astrologia che, tra l'altro, quest'anno esce nella versione Lego. Ma che bello, ma che bello. Per ora sono solamente di lì che non ho immagini migliori. Bene, tutti quei personaggi hanno un nome. Immaginate un videogioco in cui ci sono tutti i professori che sono stati cancellati e cose simili, e un sacco di personaggi che nel film non ci sono, e tutti quanti immaginati con un aspetto diverso rispetto a quello del film. Per esempio, qui abbiamo una professoressa Sprite che ha un aspetto completamente diverso da quello di film. Guardatela! È radicalmente diversa, ed è una cosa che mi sarebbe piaciuto un sacco vedere. Ora, quali sarebbero stati i vantaggi di una serie d'animazione? Tanto per iniziare, sarebbe stata di sicuro animata con un basso budget, come tutte le serie d'animazione di inizio anni 2000. Di sicuro animata a mano, molto parlata, e beh, un po' deludente, diciamo, perché probabilmente avrebbero scelto una Hogwarts dalle forme molto vaghe e non avremmo una Hogwarts come l'abbiamo ora, dove sappiamo dietro ogni finestrina che cosa ci sia. In una serie animata ci potremmo dedicare a un sacco di lezioni in più. Mostrare tutte le lezioni di babbanologia, rune antiche, storia di Hogwarts, anziché farmi personaggi come succede nei film che puntualmente stanno chiacchierando nella sala grande, fammeli chiacchierare mentre stanno facendo una lezione di storia della magia e tu senti in sottofondo il professor Roof che sta parlando, che ne so, della guerra tra babbani e maghi degli anni 40. E crea molto più loro, molto più contesto. In più, la magia, l'incanto che può generare l'animazione all'interno di un film e una serie che devono raccontare le avventure di un maghetto alla fine. Quindi è perfetta per una serie animata. Io spero molto che esca una serie animata di Harry Potter in futuro. E una delle cose che adoravo all'interno di queste cassette era che succedevano così tante piccole avventure interpretate in modo diverso che alla fine finivi per goderti davvero una Hogwarts che non somigliava a quella dei film. Giusto per dirti, guarda, è possibile interpretare ogni cosa in un modo diverso, perché oltre alle differenze del tipo, vabbè, il personaggio ha una faccia diversa, c'erano tutta una serie di modifiche che erano meravigliose proprio perché davano una sensazione diversa di come sarebbero stati i successivi libri di Harry Potter. Insomma, qui per esempio potete vedere che alcune cose come le scalinate di Hogwarts, che sono nei film, sono state pensate come una cosa all'interno della torre maestra che, boh, sale in una sola stanza e ha tutte queste scale che si muovono. Nei libri non ci sono, e quindi qui non ci sono. Si può conoscere Madame Pince e ci hanno piccole avventure, come quella volta che, i ragazzi devono preparare la pozione polisucco. Come ha fatto Hermione a procurarsi tutti gli ingredienti e portarli in bagno? Diventerebbe un episodio bellissimo. Pensate quanti begli episodi si possono tirar fuori dalla serie di Harry Potter. L'episodio in cui i ragazzi devono riuscire a, senza farsi beccare, rubare dalla sezione proibita il libro in cui è contenuto tutto quello che serve sapere sulla pozione polisucco. O dove devono rubare la pelle di Girilacco dall'ufficio di Piton, senza farsi vedere da Piton, e magari facendosi beccare tutte le complicatezze del caso. Oppure immaginate quanto sarebbe bello vedere il platano picchiatore, che, boh, si ricorda di Ron e che si incavola con lui. In un film live action non funzionerebbe mai, in un film live action l'albero è un albero. Ma immaginate un platano picchiatore che ha proprio la capacità di avere una sorta di espressività, con i rami che si rizzano quando sta attento e che si afflosciano quando invece è tranquillo, e che si può voltare, cioè gli alberi non ce li hanno gli occhi, ma in una serie animata sarebbe divertentissimo vedere proprio l'albero, come se fosse il tappeto di Aladdin, esprimersi facendo cose che sembrano simulare il corpo umano senza averne uno. E quindi l'albero che si gira per controllare, oh mio Dio, c'è Ron, sta passando. O quell'episodio bellissimo in cui magari la professoressa Umbridge incarica Gazza di abbattere il platano picchiatore, perché lei non lo vuole avere tre piedi, e infatti lei non sa nemmeno che ci faccia un albero del genere. Secondo il ministero questo è pericoloso per gli alunni. E allora c'è tutto questo episodio in cui vediamo nel corso delle avventure dei protagonisti degli sketch in cui c'è Gazza che arriva dall'albero con questa ascia e cerca di abbatterlo, e non ne ha il coraggio, e inizia a tremare, e si rende conto che cacchio me l'ha fatto fare, e ogni volta, puntualmente, l'albero, che anziché cercare di ammazzarlo, lo prende per il culo. E magari lo fa scivolare, lo fa inciampare, gli ruba la parrucca, che ne so, cose di questo tipo.
gli slaccia i pantaloni e gli alunni che a un certo punto iniziano a riunirsi attorno al platano picchiatore per guardare Gazza che cerca di abbatterlo lì con i popcorn che se li mangiano, a divertirsi da morire a guardare sto povero Cristo che sta facendo una fatica pazzesca per riuscire a abbattere sto albero, però è impossibile abbattere quell'albero. E alla fine, insomma, sarebbe bellissimo vedere i ricordi di Voldemort con Harry che entra con Silente, e Silente che gli spiega le cose man mano che le si vede. Guarda, questo era Tom Riddle, lui si comportava in questo modo quando andava a scuola qui, lui faceva queste cose, oh guarda, lui è andato a lavorare in questo posto, è lì che ha incontrato la signora che gli ha poi fatto sapere della coppa di Tasso Rosso. Insomma, tutte quante quelle scene mostrate, magari utilizzando proprio l'animazione per rendere completamente bianche, come non disegnate, le parti che i personaggi non si ricordano, e mettere tutti i dettagli e le parti che i personaggi si ricordano. Quanto è bello vedere quelle scene, come quella volta che Hagrid si ritrova a dover fare lezione di cura delle creature magiche, porta i ragazzi, ste creature, che sparano lava dalla coda, e tutti quanti terrorizzati che scappano inorriditi, e Hermione che si chiede ma che cacchio di insegnante sei, finché a un certo punto non lo sostituiscono con la Caporal, questa Caporal che sta lì a far studiare le coccinelle ai ragazzi e sottolinea che ragazzi dovete fare attenzione perché le coccinelle potrebbero essere pericolose, potrebbero mordervi il dito, dovete mettere dei quattro strati di guanti e non potrete toccarle, solamente guardarle, e far vedere la differenza tra due professori che insegnano la stessa materia, tra Firenze Fiorenzo che cerca di insegnare divinazione in mezzo alla foresta, indicando ai ragazzi la luna, le stelle, come si dovrebbe muovere, rispetto alla Kuman che spezza il cuore alla povera Katie Bell che scopre che il suo povero coniglietto morirà. Insomma, ci sono tantissime cose che potete raccontare in una serie animata di Harry Potter, e io sarei onorato di poterla portare avanti, immaginare un altro modo di fare Diagon Alley, immaginare un altro stile, un'altra atmosfera, un'altra divisa, un'altra percezione per l'intera scuola, e magari avere il tempo di approfondire un sacco di cose che appunto vengono approfondite nei libri. Ma anzi, io ho fatto un calcolo, e effettivamente nei libri ci sono un sacco di spiegazioni che occupano pagine, ma che non occuperebbero spazio all'interno di una serie animata. E quindi, se io facessi degli episodi da, cioè, 20, gruppi da 25 episodi da 20 minuti, per ogni singolo libro, una stagione per ogni libro, effettivamente dovrei pure aggiungere roba oltre a tutta quella che noi vediamo già nei libri, dovrebbe esserci della roba in più, avrei un sacco di spazio per aggiungere altre lezioni per raccontare come funzionano certe cose, raccontare per esempio come funziona la giratempo e risolvere il buco di sceneggiatura che tutti quanti sanno ovviamente che c'è in Harry Potter, perché ormai è più famoso il buco di sceneggiatura che neanche il finale della serie. Voi la vorreste una serie animata di Harry Potter? La vorreste vedere realizzata? Che cosa vi piacerebbe vedere? Quali sono le scene che vorreste troppo vedere all'interno di una serie animata? O in generale, che ne so, nella battaglia di Hogwarts, quella bellissima scena con la McGranite che lancia un incantesimo e tutti quanti i banchi della sua aula iniziano a cavalcare come dei cavalli per andare contro i Mangiamorte, lei che li cavalca! Oppure la professoressa Kuman che raccoglie le sue sfere di cristallo e le butta dalla balconata cercando di beccarle in fondo i Mangiamorte. Cioè, sono tutte quante cose bellissime che io vorrei troppo vedere all'interno di una serie di Harry Potter. Sarei felicissimo di vederle. Quali sono le vostre? Che cosa vi piacerebbe vedere? E beh, che ne pensate dell'idea che hanno avuto all'inizio di racchiudere i primi tre libri all'interno di un singolo film d'animazione? Fatto dalla DreamWorks comunque, quindi niente male, niente male. Guardate, io non mi lamento di come siano effettivamente andate le cose alla fine, perché tanto male non sono andate. Cioè, la serie funziona, ha avuto successo, tutto il resto. Un po' mi dispiace per certe scene che completamente mancano, tutta quanta la questione degli elfi domestici, o un sacco di scelte che nei film io disapprovo completamente, in particolare Il Principe a Mezzosangue, che non è neanche un film godibile. È Twilight a tema Harry Potter. E tutto quello che potrebbe non piacere all'interno della serie. Capisco perfettamente tutto ciò che va e non va. Nonostante ciò, un po' di rimpianto del tipo mi sarebbe piaciuto vederla animata, ce l'ho. Certo, magari gli adulti non si sarebbero mai interessati a Harry Potter in questo modo, però ragazzi, vi rendete conto di quanto sarebbe stato bello vedere un Harry Potter animato? Semplicemente affascinante. E comunque preparatevi, perché c'è un altro video di Harry Potter a cui sto lavorando e quello sarà molto molto interessante.
Prometto. E sarà in live, sarà una specie di intervista, ma capirete a tempo debito. Oh, non sarà figa quanto ve le immaginate. Però a me interesserà molto di più e tratterà un tema di cui anche i più grandi esperti di Harry Potter, anche i più grandi esperti di Harry Potter non ne sanno un granché. Quindi preparatevi, preparatevi perché sarà interessante.